Ciao baby, sono qui con un vlog per spiegarvi alcune cose. Per prima cosa vi avverto che domani sarò il 18, domani giovedì, al MOBA di Milano, quindi mi raccomando, trovate qui in descrizione le info su come arrivarci, eccetera, eccetera, per l'uscita di Destiny 2. Saremo lì, vedremo insieme il trailer, vediamo se facciamo il trailer, scusa, il gameplay, il reveal di Destiny 2. Vedrò se faremo anche uno streaming tutti assieme lì dal vivo. Se non sapete cos'è il MOBA, è un esport bar, un locale dove si può bere e mangiare e videogiocare. Ci saranno assieme a me tutti gli altri componenti del MOBA. Sicuramente ci sarà Terenas, Paolo, Curo Lili, X Felicia, ci sarà Blink, ci sarà pure Vicious, che sicuramente passerà. Se Blink sta vedendo questo video, non vedo l'ora di beccarti per farci questo weekend assieme da giovedì fino a domenica. Io sarò tutti questi giorni a Milano e mi troverete specialmente la sera, ogni sera al MOBA sicuramente, ma domani sicuramente mi troverete qui, mi troverete lì per l'evento. Oltre a questo, sto preparando tutto perché venerdì mi preparerò a castare, in questo caso, l'OPC, l'Overwatch Premier Championship, assieme ad Erk. Casterò anche quello che è il mio vecchio team, gli Epoch, che saranno lì a giocare, che mi fa un sacco piacere rivederli, quindi non vedo l'ora di ribeccare Streamy, di ribeccare Beretta, Ciro, Cubi, di beccare pure il buon Joint, perché ovviamente dobbiamo dirlo, cioè c'è pure il buon Joint, ci sarà l'Eco, ci saranno le rane, ci saranno tutti questi ragazzi, ci sarà pure il buon Thomas, Avallone, Al, che sarà sicuramente al MOBA, penso, e verrà anche all'evento della OPC a vederla, quindi spero che verrete. Si trova al Teatro Principe in via Blinghi, non so come si pronuncia, 52, ma basta che scrivete Teatro Principe Milano e lo trovate. Venite perché è aperto. Venerdì ci sarà Overwatch, ci sono più di 100 posti a sedere, mi pare, uno stage. In più ci saranno un sacco di attività, ci saranno personaggi famosi, ci sarà Joey, ci sarà Velox, ci saranno gli Ainub Channel, quindi mi raccomando. Camper e Spawn, intendo, degli Ainub, della Illuminati Crew. Quindi mi raccomando, venite, ci sarà tanto da divertirsi. Venite domani, quindi, al MOBA, venite a seguire lo streaming venerdì su twitch.tv Personal Gamer, e mi raccomando, venite sabato e domenica a seguire le finali di Call of Duty della CPC. Perché io sarò lì invece per lavoro in questo caso, quindi sarà un weekend molto impegnativo, vedremo quello che faremo, che cosa succederà. Oltre a questo, altre novità che vi posso raccontare. Bene, per prima cosa mi sono fatto Telegram. Mi sono fatto Telegram, quindi ora potete parlare con me, potete chiacchierare con me. Ho messo su Twitter e su Facebook il mio gruppo Telegram, dove condividerò con voi immagini, messaggi, eccetera, eccetera. Anzi, mandiamo subito una cosa per il gruppo Telegram, così almeno quelli che stanno già nel gruppo glielo mandiamo. Aspettate un secondo. Gruppo Telegram, eccolo qua. Allora, mandiamolo subito. Let's go, baby! Stiamo registrando il vlog per oggi. Se volete mandare un messaggio audio, mandatelo pure. Noi siamo qui. Vi vedrete sicuramente nel video di oggi su YouTube. Bella voice, let's go, baby! Niente, abbiamo mandato anche il vocale al gruppo. Abbiamo ben due gruppi: uno con cui io posso parlare con voi e tutti possono parlare e scrivere, e l'altro invece dove ci sono tutte le notizie, quando esce un nuovo video, uno streaming, una novità sui social media, eccetera, eccetera. Però quello di cui voglio parlarvi anche in questo video è che prossima settimana non sarò qui in Italia, sarò. Non lo posso ancora svelare, cazzo, non ve lo posso dire dove sarò, però sarà una figata. Preparatevi, quindi, che forse questa settimana lo potremo annunciare. Comunque. Quello che vi voglio dire è che attualmente YouTube non lo sto molto utilizzando, pure perché giocando a Overwatch non trovo contenuti da portare. Sì, potrei fare le guide, potrei fare gli highlight delle stream, potrei fare tantissime cose, che però mi pare di portarli giusto per, capito, per tenere il canale attivo. Una cosa che voglio fare sicuramente sul mio canale è portare più vlog, far vedere magari la mia postazione da gaming, di cui vi faccio uno sneak peek ora, guardate un secondo. Così potete vedere, questa qui è una loot boxes comunque. Questa è la mia postazione da gaming. E niente, magari se la volete vedere, spolliciate questo video e vi farò un video dove vi spiego tutto quello che ho qui. Avete già visto due PC comunque, tre schermi, ma due PC, ce ne sono, ci sono altri tre schermi di là, più un altro PC, vabbè, lasciamo perdere. Comunque, quello che vi voglio dire è che mi diverto molto di più a fare Twitch. Non lo so, Twitch è una cosa più basata sull'improvvisazione, sulla comunicazione con chi mi guarda e chi mi supporta, con il sapere intrattenere, saper creare qualcosa. Cioè, io posso anche avere dei piani fissi quando vado in live, ma poi alla fine mi viene tutto scombussolato dall'interazione che c'è con la chat, a quello che voi fate, che mi dite e così via. Quindi mi piace tantissimo fare Twitch, è una cosa che ora
sto riprendendo a fare piano piano. Come sapete, devo sempre trovare i miei tempi tra gli allenamenti, perché sto contemporaneamente allenando in una squadra, non è proprio facile come cosa. E quello che voglio fare quindi su YouTube è portarvi vlog di quando faccio i viaggi. Infatti ora il primo che posterò di vlog dopo questo sarà quello dell'evento dell'Nvidia Challenge a Parigi con Crow89, Xfelicia, Gurolili, Terenas, Blink. Cioè voglio portarvi pure qualche contenuto particolare, cioè fare dei vlog montati bene, farvi vedere la vita, ciò che c'è al di fuori dello schermo. Quindi è una cosa carina che mi piacerebbe condividere con voi, ed è per questo che vorrei portare più vlog sul canale, più quando mi arriva tipo qualcosa a casa fare magari una recensione e spiegarvi cos'è, perché magari non ci perdo tanto tempo e lo so benissimo, magari lo faccio in streaming così, e secondo me è sbagliato come cosa. Penso sia pure più carino il fatto che voi su YouTube avete dei contenuti che potete vedere quando volete, mentre invece su Twitch è una cosa che dovete esserci ogni giorno, ragazzi, perché ogni giorno Twitch succedono cose incredibili. Penso che chiunque mi abbia seguito questa settimana, sono state divertentissime le live, sono molto belle e sto lavorando molto alla qualità del canale per darvi uno streaming molto bello sia a livello di gameplay che di qualità video, che di interazione. Quindi spero vi piaccia, in futuro porteremo sicuramente altri giochi. Per ora il mio focus è l'eSport, le competizioni. Un giorno magari forse smetterò, non si sa. La domanda che mi farete tutti qui sotto è: ma giocherai a Destiny 2? Boh, non lo so, potrebbe essere, non lo so. Ho già sentito Feral Blood, però hanno dei vocali particolari, abbiamo già parlato in questi giorni. Un saluto se state guardando qui, tra l'altro, ragazzi dei Feral. Niente, quello che vi voglio dire è grazie a tutti, ragazzi, per il supporto di questi giorni. Veramente, non me l'aspettavo, ho fatto Twitch per 3-4 giorni di fila, più o meno. E siete stati in tantissimi, vi siete divertiti tanto, abbiamo fatto un sacco di clip. Specialmente grazie mille per aver chiamato il gruppo Telegram, perché mi fa piacere. Posso, è come se sto facendo un WhatsApp con voi, ci stiamo scrivendo dei messaggi al volo, scriviamo stronzate, vi serve un consiglio, vogliamo parlare di qualcosa della live o dopo la live. È questo il bello, e mi piace un sacco poter interagire con voi al di fuori di quelli che sono i canali principali. Comunque, quello che è alla fine il focus di tutto, domani ci si vede al MOBA nel tardo pomeriggio per la streaming del reveal di Destiny 2 del gameplay. Poi ci si vede il 19 venerdì in streaming su twitch.tv Personal Gamer o al Teatro Principe, se volete venirlo a vedere dal vivo, dove casterò assieme ad Erk il buon H82 Overwatch. E poi sabato e domenica mi troverete lì per lavoro, ovviamente, in questo caso, per le finali della CPC. Quindi spero che verrete, spero che sarete in streaming, se no spero vi sia piaciuto questo video, ci vediamo stasera in streaming. E niente, mi raccomando, aggiornate pure il gruppo Telegram, perché questa è una novità, lo sapete, io sono antisocial così, ma ora sto riprendendo, utilizzerò molto di più Telegram e Instagram, specialmente per comunicarvi magari qualche novità. E niente, ragazzi, un piacere, ancora grazie per tutto il supporto su Twitch, spero vi sia piaciuto questo video di aggiornamento, tantissime novità, tantissime cose, il video è più piccolo di 10 minuti, perché? Perché boh, non lo so, pensavo durasse più di 10 minuti. E niente, ora si parte, let's go baby!